Niente, quindi poi andremo verso l'ultima sessione invece su AutoCAD. Bene, puoi cominciare Andrea, grazie per il tuo intervento. Grazie Andrea, grazie a tutti, benvenuti alla mia sessione dove parlerò di Revit 2002, novità e collaborazione multidisciplinare. Mi presento, io sono Andrea Capraro, sono BIM Application Engineer per NKE e oggi vi farò vedere proprio una carrellata di tutte le novità uscite in questa nuova versione che sono parecchie, sono veramente tante. Abbracciano un po' tutte le discipline. E abbracciano anche un po' tutti gli strumenti a disposizione di Revit. Per esempio, abbiamo novità per quanto riguarda gli strumenti di produttività, interoperabilità, documentazione, e strumenti di sviluppo per chi fosse interessato anche a questa parte qui. Questa è una slide, non l'ho tradotta proprio per farvi vedere il numero delle novità introdotte. Sono veramente tante. Ovviamente adesso io ve le ho tutte ritradotte, anche le schermate, insomma. Partiamo dal gruppo degli strumenti di produttività. Questi abbracciano tutte e quattro le discipline. Dall'anno scorso si parla di quattro discipline, non più di tre. Quindi alla classica disciplina architettonica, strutturale e impiantistica è stata aggiunta anche la parte infrastrutturale già nel 2021. Quest'anno è stata ampliata ancora di più e sicuramente lo sarà anche in futuro, che è la parte civil che vedete qui. Partiamo per esempio dalla parte architettonica. Vedete qui in questa schermata sono stati aggiunti dei nuovi parametri per la gestione dello spessore, anzi dei profili dei muri, quindi dello spessore delle stratigrafie. Vedete che è stata introdotta per esempio una colonna per quello che riguarda la realizzazione di uno spessore variabile, un po' quello che accadeva con i pavimenti, dove al variare della pendenza tutti gli strati che non erano variabili rimanevano costanti. Bene, la stessa cosa è stata aggiunta anche sui muri, in modo tale che è possibile appunto variare l'angolo esterno ed interno, vedete, sono proprio dei parametri aggiuntivi che nelle precedenti versioni non erano presenti. Ora ve lo faccio vedere con questo breve filmato. Quindi da adesso sarà molto più semplice realizzare muri, per esempio, di contenimento, come in questo caso. Non dobbiamo più agire a livello di modellazione, tipo modello generico, piuttosto che modellazione in locale dei muri, ma c'è proprio la possibilità di attivare la stratigrafia variabile e poi agire a livello di informazione dell'angolo di dipendenza della facciata esterna o interna, a seconda dei casi, o tutte e due. Tra l'altro, gli eventuali infissi inseriti all'interno di questi muri, se i muri sono pendenti, se hanno quindi una pendenza da qualche parte, anche gli infissi possono avere questa funzione, quindi di seguire, come vedete nel filmato, di poter seguire la pendenza interna o esterna. È una funzione che effettivamente ci voleva, mancava, e finalmente nel 2022 la possiamo utilizzare con tutta tranquillità. Eccolo qua. Perfetto. Andiamo avanti. RPC migliorati. Per chi non lo sapesse o per chi magari non li ha mai usati, Revit contiene al suo interno una serie di librerie, prettamente architettoniche, almeno all'inizio, per l'arredamento piuttosto che per l'inserimento di persone. Bene, questi RPC sono praticamente delle librerie molto particolari, non sono di Autodesk, sono di una società esterna, ma comunque le possiamo utilizzare in tutti i prodotti Autodesk. Sono praticamente delle librerie maggiormente, diciamo, composte da due piani perpendicolari su cui poi vengono appoggiate delle immagini fotorealistiche ritagliate. Bene, in questi nuovi RPC sono stati aggiunti, oltre ai classici quattro piani messi in croce, quindi quelli perpendicolari tra loro, sono stati aggiunti anche dei modelli tridimensionali. Quindi sono state migliorate le geometrie complessive, sono state anche aggiunte delle nuove librerie, per esempio troviamo nuove automobili, nuovi arredi, nuove persone, addirittura degli aerei, magari per chi progetta aeroporti. Gli RPC sono orientati verso la telecamera, cosa che prima era un po' difficile da fare. Ovviamente uso degli RPC per gli arredi, e corrispondono anche, a livello di materiale, corrispondono anche alla realtà per quanto riguarda il comportamento alla luce solare piuttosto che quella artificiale. E ovviamente, lo dicevo poco fa, libreria di risorse RPC ampliata, per cui per chi non le ha mai usate, questo sarebbe il momento giusto per provarle. Andare per provarle, perché sono veramente molto, molto interessanti. Progettazione generativa migliorata, il Generative Design. Anche questo è stato introdotto qualche release fa,
è stato ampliato e potenziato sempre di più. Anche qui non so quanti di voi lo utilizzano, ma in questa nuova versione 2022 sono stati aggiunti nuovi tipi di studio. Per esempio, l'anno scorso ho visto qualcuno che usava Revit 2022 col Generative Design per progettare meglio il distanziamento all'interno dei luoghi di lavoro per la parte del Covid. Adesso è possibile salvare anche i nostri, per esempio, casi studio personalizzati, quindi anche il salvataggio delle impostazioni predefinite, appunto. C'è la possibilità di avere degli input costanti e variabili, e c'è anche una gestione di questi casi studio e di questa impostazione attraverso la creazione e gestione di cartelle e sottocartelle. Diciamo che dai casi studio è stato estrapolato un tipo di algoritmo per lo studio dei percorsi, quindi l'analisi percorso. Già c'era l'anno scorso, quest'anno è rimasto ed è stato ampliato con una nuova pulsantiera. Per esempio, è stato introdotto la possibilità di visualizzare i molteplici modi in cui gli occupanti si muovono nello spazio, l'uso di indicatori in modo direzionali per limitare la direzione di un percorso. Inserimento di nuovi oggetti considerati come ostacoli, in modo tale che il percorso venga calcolato proprio evitando questi ostacoli, che potrebbero essere colonne, oggetti di arredo e così via. Ed è stato anche introdotto l'uso di griglie spaziali nelle stanze per facilitare la distribuzione degli elementi con i requisiti di distanza fisica. E questo potrebbe essere utile soprattutto in alcuni luoghi di lavoro dove appunto bisogna mantenere determinate distanze, anche di sicurezza, magari da determinati apparecchi di lavoro, non solo a livello diciamo, di sanitario, ecco. Infrastrutture migliorate. Ecco, questa è una delle novità, che aspettavamo, è stata introdotta l'anno scorso, quindi la quarta disciplina, le infrastrutture. Bene, dall'anno scorso è possibile agire a livello strutturale anche per quanto riguarda oggetti tipo strade, ponti. Bene, quest'anno è stata ampliata ancora di più la gamma di queste categorie infrastrutturali, in modo tale da migliorare sempre di più la comunicazione tra Revit e Civil 3D, oppure Revit e InfraWorks, che avete visto poco fa. E quindi è stata abilitata la capacità di modellazione per le categorie di ponti e strade. Ovviamente qui si parte magari con modelli generici per la modellazione, la parametrizzazione, e poi lì si associa la categoria desiderata. Miglioramento nell'allineamento delle sezioni trasversali, quindi delle stazioni, quelle che vedete qui in questa immagine. Adesso ci sono anche dei software esterni che si appoggiano a Revit proprio per aiutarci nella modellazione di ponti e strade, proprio che lavorano dentro Revit e che sfruttano queste stazioni, le cosiddette station, anche perché sono programmi magari non tradotti in italiano, quindi le chiamano station. C'è stata anche l'aggiunta di un prefisso, di un suffisso al testo delle stazioni e aggiunta del controllo inversione all'etichetta della stazione. Per chi non avesse magari ancora visto una mia webcast sulla progettazione di ponti e strade all'interno di Revit, vi invito a guardare il nostro canale per appunto recuperare la puntata in cui ho parlato di Sophistic Bridge Modeler all'interno di Revit, dove appunto si parla di queste cose qui. Bene, da 2022 di Revit finalmente amplia ancora di più queste possibilità. Miglioramenti nelle parti di fabbricazione, quindi ci siamo spostati adesso nella parte impiantistica. Le parti di fabbricazione sono una libreria particolare di Revit, che viene utilizzata prevalentemente alla fine della progettazione dell'impianto. Quindi prima si parte con gli strumenti di modellazione analitica dell'impianto e poi si conclude con la parte di fabbricazione proprio per la realizzazione dei componenti. Quindi i miglioramenti quest'anno, nella versione 2022, sono stati nella progettazione appunto di queste particolari librerie. Quindi miglioramenti nella progettazione, nella modellazione, nella configurazione e soprattutto nel loro comportamento generale, cosa che magari nelle precedenti versioni avevano dei comportamenti un po' anomali, quindi si perdevano magari delle connessioni, dei riduttori, eccetera, eccetera, mentre quest'anno finalmente ragionano un pochettino meglio. Sempre rimanendo nella parte impianti. Analisi dei sistemi. Anche qui c'è stato un miglioramento per quanto riguarda il modulo di analisi,
C'è stato c'è la possibilità adesso di un caricamento di analisi di report psicometrici con risultati più dettagliati, esplorazione dei risultati in un nuovo report e l'uso di vani o locali per questo nuovo tipo di analisi, o meglio, questo tipo di analisi migliorata. Vi faccio vedere un filmato giusto per rendervi conto meglio della nuova interfaccia. Eccolo qua. Quindi questo nuovo sistema di analisi ha aggiunto nuove funzionalità che consentono di ottenere output più dettagliati relativi a carichi e rapporti psicrometrici. Quindi questo di solito è uno strumento che si usa in pre-analisi, quindi quando stiamo ancora definendo magari le geometrie dell'edificio. Comunque si fa tutto all'interno di Revit. Questa nuova funzionalità consente di visualizzare i risultati nel nuovo report, quindi una nuova finestra, molto diversa rispetto al passato, ed esaminare lo schema di analisi dei sistemi in un'unica schermata. Come vedete, è anche un po' più gradevole rispetto a quella che c'era prima, che era più simile alla gestione degli abachi. I report mostrano la suddivisione dei componenti del carico, i totali e il dimensionamento dell'attrezzatura, più un grafico psicometrico e ulteriori proprietà dettagliate dei punti di stato psicometrico, informati anche stampabili. Ci dovrebbe essere da qualche parte il tastino, eccolo lì, di stampa. Ok. Miglioramenti nelle categorie di famiglie. Beh, con l'introduzione della quarta disciplina, quella infrastrutturale, ovviamente il miglioramento sulle categorie è stato, aggiunto anche alle altre tre categorie, quindi ci sono nuove categorie di famiglie per attrezzature, accessori, elementi costruttivi. L'elenco quindi di queste categorie è stato ampliato soprattutto nel campo dell'abaco multicategoria, che non sempre viene utilizzato per vari limiti, ma da quest'anno finalmente lo si può utilizzare con profitto, anche per il computo dei materiali, ovviamente. Quindi tante, tante novità da questo punto di vista. Ora passiamo alla parte strutturale, quindi armature, strutture in acciaio e così via. Bene, con questa nuova versione sono stati introdotti nuovi parametri, come per esempio il diametro barra modello, cioè il diametro reale, fine. E questo è stato aggiunto per evitare conflitti negli elementi, all'interno degli elementi che ospitano altre armature. Poi c'è un nuovo set di strumenti per le armature fatte in gruppo, quindi il set di armature. È molto più semplice adesso rigovernarle, modellarle, quindi si possono spostare o rimuovere singole barre in questi set di armature, mantenendo quindi la logica del set o del sistema di barre di armatura e anche la possibilità di modifica di più set contemporaneamente. Adesso ve lo faccio vedere meglio sul filmato, dove è sempre gradevole vedere questo tipo di utilizzo strutturale all'interno di Revit, anche perché è un campo in cui Autodesk e sviluppatori terzi, come per esempio Sofistic, ci stanno veramente lavorando pesantemente e anche con molto profitto. Eccolo qua, vedete. Ah, la colorazione dei ferri non è una cosa di default di Revit, in realtà sono l'applicazione di filtri grafici. Per chi non lo sapesse, Revit ha la possibilità di colorare graficamente gli elementi, in questo caso le armature, in base per esempio al diametro. Ecco, vedete che è possibile appunto modellare molto velocemente dei gruppi proprio per evitare conflitti con, in quel caso lì era un foro un'apertura sulla trave. In questo caso per evitare un conflitto, vedete, stanno spostando dei ferri di armatura per evitare un conflitto con degli elementi magari di impianto piuttosto che degli elementi, in questo caso sono delle luci, degli impianti di illuminazione. Ok. Sempre rimanendo nel campo delle strutture, c'è adesso un nuovo metodo di inserimento delle armature, soprattutto nei pilastri, quindi con figure, piuttosto che nelle travi, quindi con figure regolari. C'è questa nuova funzione di inserimento dell'armatura a due punti, un po' come quando si disegna un rettangolo o su Revit o su AutoCAD, no? Quindi il concetto è lo stesso. E questo rende molto più flessibile sia il disegno, ma anche la modifica di questa armatura, riducendo il numero di eventuali operazioni da fare. Sempre campo strutturale, adesso c'è la possibilità di selezionare il codice della forma personalizzata, quindi c'è proprio un menu a tendina,
dove ci permette di selezionare la nuova forma personalizzata alla quale viene proprio poi associato un codice, ovviamente, preservando la definizione dell'armatura stessa. Impostazioni, posizionamento, armatura e memoria. Beh, questo mi avrebbe fatto comodo in passato, perché effettivamente quando si inseriscono le armature in passato bisognava sempre rifare tutto da capo, almeno come impostazioni. Beh, era abbastanza noiosa come procedura. Adesso i settaggi rimangono in memoria, quindi quando si va a richiamare l'inserimento dell'armatura, magari anche sullo stesso oggetto, in questo caso magari un plinto o quello che è, mi mantiene Revit in memoria le impostazioni, così non devo andarle a rifare di volta in volta. E ovviamente quando il gioco si fa duro, le prestazioni iniziano a calare. Bene, da questa versione finalmente è stato migliorato anche il motore di gestione delle armature. Vedete qui un esempio di tavola strutturale con un sacco di esplosi ferri. Bene, questo gran numero di geometrie è abbastanza tosto da gestire su un computer che non è prestante. Mentre il nuovo motore di funzionamento di Revit permette adesso delle prestazioni migliori, soprattutto in visualizzazione 2D, che è quella che poi serve a noi per le armature, e quindi una rigenerazione più veloce delle viste anche di tavole, ovviamente, quindi anche le tavole sono delle viste che devono essere gestite da questo punto di vista. Passiamo alle strutture invece in acciaio. Adesso c'è la possibilità per chi magari non fa l'acciaio, ma magari questa parte qui non è una novità rilevante, ma per chi fa l'acciaio effettivamente lo è, perché adesso c'è la possibilità di associare le connessioni in acciaio con dimensioni di profili diversi, cioè è possibile associare, creare delle librerie praticamente, adesso lo faccio vedere meglio. Dove è possibile associare a queste connessioni dei profili, quindi librerie personalizzate, per poi automatizzare il tutto, magari anche con l'uso di Dynamo. Lo faccio vedere meglio su questo filmatino. Eccolo qui. Praticamente adesso è possibile automatizzare l'inserimento di queste connessioni in acciaio, seguendo delle regole di dimensionamento personalizzate, predefinendo quindi delle librerie di connessione, ok? Quindi è il primo step da fare, e associando a questi tipi di connessione degli intervalli di dimensione del profilo applicabili, quindi possiamo proprio creare una sorta di range. Queste gamme di applicabilità possono essere basate su degli standard locali, ok? E hanno lo scopo di risparmiare tempo quando si posizionano delle semplici connessioni, quindi non parlo di connessioni personalizzate molto, molto particolari, no, parlo di quelle molto, molto regolari, molto standardizzate, e quindi questo diventa molto più veloce. Quindi una volta configurata questa libreria sarà possibile poi far eseguire direttamente a Dynamo con degli algoritmi appositi, quindi col Dynamo Player per l'esattezza, eccolo qua, sarà possibile posizionare automaticamente le connessioni in acciaio su più elementi contemporaneamente. Quindi potranno essere connessioni a piastra singola, con terminale a taglio, angolari, piastre di base, quello che vi viene in mente. Però parlo sempre di connessioni standardizzate, perché poi quelle personalizzate, magari puntuali, che vanno fatte una volta o due, o che magari cambiano da elemento a elemento, beh, in questo caso non è questo lo strumento che vi serve. Ok? Eccolo qui. Quindi permette ai progettisti strutturali che devono elaborare strutture in acciaio, permette un po' di velocizzare questo tipo di modellazione. Eccolo qui, vedete, ha messo diversi elementi contemporaneamente. Questo è il Dynamo Player, per chi non lo conoscesse, ovviamente deve andare a vedere anche un po' il funzionamento di Dynamo, che è un programma di programmazione che viene direttamente incluso nell'installazione di Revit. In passato magari era esterno, ma diciamo sono diverse versioni che viene introdotto, un po' come accade con Civil, viene introdotto autonomamente con l'installazione di Revit, quindi non dovete cercare da nessuna parte il Dynamo Installer, perché tanto ce l'avete con Revit. Ecco qua. Andiamo avanti. Miglioramento, ordinamento, elenchi, categorie. Allora, questo adesso stiamo entrando un po' nelle migliorie un po' più piccole, ma comunque importanti, e lo vedremo fra poco. Per esempio, questa è la prima. Hanno finalmente messo in ordine
l'elenco delle categorie o dei parametri nella ricerca all'interno dei selettori, per esempio nella costruzione degli abaci piuttosto che nella costruzione dei filtri di un abaco. Magari prima era un po' più difficile trovare gli elementi perché erano un po', diciamo, un po' sparpagliati, adesso con un ordine alfabetico è tutto molto più semplice da ricercare, ve lo posso assicurare, è veramente era una perdita di tempo prima. Come era una perdita di tempo, per esempio, ricercare i parametri per nome, filtrarli per proprietà, quindi cosa che prima non era possibile fare, adesso finalmente è possibile fare. Quindi possiamo ricercare i parametri, soprattutto in quei progetti in cui ci sono una marea di parametri condivisi da gestire, da visualizzare e così via. Quindi abbiamo adesso appunto dei nuovi campi di filtraggio, di ricerca e così via, per nome, per proprietà del parametro, che mi avrebbero fatto comodo in passato, effettivamente. Tra l'altro si possono utilizzare anche le informazioni e i suggerimenti per l'identificazione del parametro corretto. Ora, non so quanti di voi mettono anche la descrizione nei parametri, però sappiate che c'è questa possibilità all'interno di Revit. Quando create il parametro potete mettere anche un commento, un suggerimento per l'utilizzo di questo parametro, anche per descrivere non solo l'utilizzo, ma anche a cosa serve. Carica Famiglia Autodesk, questa diciamo più che una novità è un consolidamento di questo strumento che prima era una versione beta, quindi andava cercata e installata. È praticamente uno strumento che adesso è stato consolidato con la nuova versione di Revit, in cui c'è la possibilità di ricercare le librerie all'interno del nostro computer, del nostro server, piuttosto che nel cloud, in modo un po' più veloce. Quindi abbiamo degli strumenti di sequenziali di ricerca migliori, anche graficamente parlando, quindi con una grafica un po' più chiara. Mentre prima magari era un po' più difficile, bisognava andare su carica famiglia, cercarli, magari non eravamo abbastanza. Bene, questo strumento ci migliora la vita da questo punto di vista, soprattutto per chi ha tante librerie di famiglia da gestire. Altri piccoli miglioramenti, bene. Anche qui finalmente c'è la possibilità di memorizzare i settaggi degli strumenti di modifica tra le varie sessioni di Revit, cosa che prima magari bisognava rifare di volta in volta. La memorizzazione dell'ultima scheda usata nel browser dei materiali, ok? E poi il miglioramento nelle prestazioni di caricamento della Revit Home, cioè la schermata d'inizio che appare a tutti quanti quando avviate Revit, non la prima volta, ma nella prima sessione della giornata, o quando magari lo chiudete e lo riavviate. Altri piccoli miglioramenti magari passeranno diciamo inosservati, però effettivamente sarebbero serviti anche questi in passato. Per esempio, il ridimensionamento delle finestre di dialogo. Adesso è possibile farlo anche nelle finestre, per esempio, di trasferisci standard di progetto, sincronizza con il centrale, elimina inutilizzati negli avvisi vari che vi propone Revit, nella finestra di modifica del testo multilinea, e anche nella finestra dei filtri di visualizzazione. Effettivamente sarebbero stati necessari in passato, soprattutto adesso che abbiamo schermi ad alta risoluzione, dove magari le finestre diventano sempre più piccoline, anche le scritte, no? Ecco, allargare la possibilità di allargare queste finestre può essere vantaggioso. Passiamo adesso alle novità di interoperabilità. Qui intendo interoperabilità tra Revit e software esterni, anche perché essendo il fulcro di rotazione attorno al quale ruota quasi tutto il mondo BIM, Revit ha una certa responsabilità da questo punto di vista. Per esempio, finalmente hanno aggiunto l'esportazione PDF nativa, come succedeva in AutoCAD. Adesso ce l'ha anche Revit questa funzione, mentre prima ci dovevamo appoggiare a stampanti esterne. Questa possibilità ovviamente c'è ancora, ma Revit da quest'anno riesce a stampare in PDF, PDF 2D ovviamente. C'è tutta una sua finestra di setup, nome dei file automatici da parametri di progetto o condivisi, e rilevamento automatico delle dimensioni e orientamento dell'output, quindi della tavola in questo caso. Ed è già un bel passo avanti. Link file Rhinoceros, quindi file 3DM. Allora, questa sapete bene, già si potevano linkare i file di Rhino o di Rhino, dipende da come lo volete nominare, o Rhinoceros. Solo che da quest'anno è possibile linkarlo come CAD, quindi viene proprio gestito come fosse un CAD, quindi con il rilevamento dei layer, controllabili anche nelle varie viste,
E anche gli snap sono attivi nelle geometrie collegate, quindi c'è stato un miglioramento da questo punto di vista. Disegno 3D tra Revit e Formit Pro. Per chi non conoscesse Formit Pro, lo possiamo descrivere come una sorta di SketchUp di Autodesk. Anzi, molto meglio di SketchUp, perché in questo caso va a braccetto con Revit. Infatti, da diversi anni esiste questo software, sia in versione gratuita che a pagamento, con ovviamente le dovute differenze tra le due versioni, però da quest'anno c'è una conversione della geometria di Revit in Formit utilizzando il nuovo strumento di disegno 3D, quello che adesso qui nella schermata lo vedete come 3D Sketch, ma in realtà nella versione italiana è disegno 3D il pulsante. Lo trovate proprio nella scheda per la modellazione dei terreni piuttosto che delle masse concettuali. Allora, se non conoscete Formit, scaricatelo, utilizzatelo, perché è veramente formidabile. Poi, se siete già degli utilizzatori incalliti di SketchUp, vi sembrerà naturale utilizzarlo, perché il concetto è simile. Adesso c'è anche la possibilità di inviare la geometria a Formit in Revit, conservando materiale e livelli, cosa che prima magari era possibile fare con il convertitore. C'è anche un controllo migliore dei livelli di Formit tramite visibilità grafica. I livelli intendo non i layer, quelli che intendiamo in AutoCAD, ma proprio i livelli di calpestio, gli stessi livelli che poi gestisce anche Revit. Vediamolo meglio su questo filmato, così almeno vi rendete conto anche dell'interfaccia di Formit. Eccolo qua, questo è Formit, permette proprio di modellare velocemente, quindi sketchare le vostre strutture, i vostri progetti, fare anche un minimo di analisi, per esempio, solare. Ebbene, queste geometrie possono essere importate dentro Revit e viceversa, attraverso, eccolo qui, il 3D Sketch. Quindi c'è la possibilità di importare il formato AXM, che è il formato proprio nativo di Formit. Vedete quanto è veloce e naturale sketchare all'interno, perché, ripeto, conosce SketchUp, il sistema è molto simile, solo che qui è ancora più veloce e più integrato con Revit. Bene, col pulsante adesso di esportazione da Formit è possibile riportarlo su Revit, gestire gli stessi materiali scelti in Formit e anche gestire le categorie di oggetti e i livelli generati in Formit direttamente dentro Revit. Quindi c'è una conversione e una gestione migliore di queste geometrie. Eccolo qua, infatti, dicevo, importazione del file Formit come formato CAD. Ecco, anche questa è una novità, cosa che prima invece c'era proprio un plugin a parte che andava installato per la gestione di queste geometrie. Bene, adesso, come per il file di Rhinoceros, le geometrie sono importabili come CAD, e quindi gli AXM, quindi il file nativo di Formit, come dicevo, viene direttamente gestito per controllarne la visualizzazione all'interno della scheda visibilità grafica di Revit. IFC4 Certification. Finalmente c'è stato un miglioramento anche da questo punto di vista. Sapete bene che l'IFC è un formato di interscambio tra vari programmi, piattaforme, BIM. Sapete anche bene che brutta bestia sia, nel senso che non che non funzioni, in realtà funziona, ma ha un tempo di sviluppo piuttosto lungo, piuttosto dilatato nel tempo, con delle migliorie che di volta in volta vengono aggiunte, quindi non è ancora perfetto. Ovviamente lo stanno anzi perfezionando, però ad ogni modo, nella nuova versione FC4, finalmente di Revit, è stata ottenuta la certificazione. Sia per l'architettura che per le viste di riferimento strutturali. È stata migliorata l'interfaccia utente per l'esportazione in IFC4, in modo tale da avere informazioni anche sul riferimento e sulle ge delle geometrie, quindi un riferimento sulle coordinate geografiche, ecco, delle geometrie. Inventor to Revit Models. Allora, questa funzione qua effettivamente c'era anche, mi sembra, come technology preview l'anno scorso. Bene, da quest'anno è stata consolidata questa tecnologia, in modo tale che anche chi collabora con Inventor, soprattutto per chi magari usa Inventor per la progettazione di impianti piuttosto che di particolari strutture, è possibile quindi importare su Revit gli assiemi di Inventor attraverso dei link, quindi questi vengono linkati e convertiti come modelli di Revit. L'interazione tra i due software è molto importante, soprattutto magari per chi progetta capannoni industriali. Ecco, per esempio, con Revit faccio il capannone industriale, con Inventor faccio tutta la mia catena, la mia linea produttiva, con tutti i macchinari, e alla fine questi modelli di Inventor vengono importati dentro Revit per il controllo del posizionamento di questi macchinari. Reference geometry nominabile,
e persistent tags per le direct shapes. Questi sono tutti i termini magari per chi usa Inventor che sono familiari, magari per chi usa Revit un po' meno. Allora andiamo avanti, anche perché il tempo sta volando. Viste condivise 2D. Adesso è possibile condividere meglio le viste 2D, quindi solo viste 2D, con i vari interpreti del progetto, con il team di lavoro. Quindi è possibile visualizzare, commentare, contrassegnare in un browser web, quello che poi magari avete visto con Giulio attraverso il Docs, ed è anche possibile visualizzare e rispondere a eventuali commenti o markup direttamente in Revit, come se fosse una sorta di chat per intenderci. Ve lo faccio vedere meglio su questo filmato perché è veramente uno strumento interessante per la soprattutto per la collaborazione. Allora, qui abbiamo per esempio una tavola di Revit, quindi una vista 2D, a tutti gli effetti, che deve essere condivisa con il team di lavoro. Eccola qua. Praticamente sulla scheda Collabora, quella che poi utilizziamo per creare i workset piuttosto che il controllo di interferenza, c'è proprio le viste condivise, c'è proprio il tastino che abilita una nuova tabella, una nuova tab, dove è possibile appunto esportare questa tavola, caricarla sul Docs e metterla in condivisione con gli utenti ovviamente abilitati al Docs. Gli utenti abilitati al Docs avranno un proprio viewer, dove sarà possibile appunto visualizzare questa tavola, mettere eventuali commenti. Quindi dall'altra parte non è obbligatorio avere un Revit installato per poter vedere questi documenti. Per esempio i committenti non hanno bisogno di installare Revit, avranno bisogno solamente di un browser ed ovviamente di essere abilitati alla visualizzazione di questi documenti. Bene, vedete c'è proprio una sorta di chat dove è possibile appunto rispondere colpo su colpo sull'andamento del progetto. Miglioramenti sui modelli in cloud. Questo è un aspetto che diciamo di volta in volta, di versione in versione, viene sempre migliorato, sempre di più, soprattutto per appunto la collaborazione con i vari team, con le varie discipline, ma anche con chi non deve, diciamo, progettare, ma deve amministrare il progetto. Quindi adesso sono stati migliorati i menu di apertura del modello in cloud, quindi del progetto nel cloud, una migliore UI, quindi un'interfaccia utente di avvio del modello cloud, e anche un accesso diretto ad Autodesk Docs. Quindi è stata migliorata sia graficamente che prestazionalmente questo tipo di caricamento dei file dal cloud. Passiamo adesso ai miglioramenti per quanto riguarda il gruppo documentazione. Beh, qua ci sono stati effettivamente dei miglioramenti che mi sarebbero anche in questo caso serviti in passato. Per esempio, adesso è possibile, quando costruite gli abachi, è possibile per esempio utilizzare il parametro del workset. Quindi è possibile all'interno per esempio della creazione dei filtri, è possibile vedere di filtrare gli elementi per workset. Ma è possibile vederlo anche in vari settaggi, in vari computi di abachi, per esempio il computo materiali, nell'elenco viste, nell'elenco tavole e nei cartigli. Effettivamente anche questo serviva. Come serviva, per esempio, la possibilità di visualizzare dei parametri condivisi nell'abaco annotazioni? C'è adesso finalmente anche qui la possibilità di aggiungere i parametri di famiglia e tipo quando fate il filtraggio nell'abaco, scusate, stavo per dire filtraggio per famiglia e tipo, ma l'avevo già detto. E c'è anche la possibilità di dividere gli abachi molto, molto estesi tra più tavole. C'è proprio un tasto che ci permette di selezionare in quali tavole vogliamo suddividere l'abaco. Magari perché è troppo lungo, troppo esteso e così via. L'esportazione degli abachi in CSV di default, cosa che prima invece avveniva in TXT, adesso viene utilizzato invece il formato CSV di default, proprio perché il CSV nel campo BIM è uno dei formati di interscambio maggiormente utilizzati. Adesso supporta anche, quindi col CSV, l'input di file da drone e stazione totale. Indicazione dei valori multipli. Ecco, anche questo può essere un miglioramento per qualcuno. Per esempio, quando voi selezionate più oggetti, anche di categoria diversa, su Revit, quando c'è un parametro comune, e questo ha diversi valori tra gli oggetti selezionati, bene, normalmente compare il vuoto totale, quindi c'è proprio il campo del parametro che è vuoto. Da adesso invece c'è la possibilità di visualizzare una scritta che è varia,
oppure una scritta personalizzata. Ci scrivete voi quello che volete. Etichette migliorate, bene, anche queste effettivamente hanno dato un bel input all'utilizzo di Revit. Per esempio c'è il parametro di rotazione dell'etichetta, quindi adesso l'etichetta non è più solo orizzontale e verticale, ma gli possiamo dare un orientamento personalizzato, magari seguendo anche il modello. C'è l'etichetta multi-estremità, questo per farci risparmiare spazio occupato all'interno delle tavole, in modo tale da avere un'unica etichetta con una diramazione delle estremità sui vari oggetti. E anche l'aggiunta dell'etichetta dei montanti nella facciata continua non è male come introduzione. Avrebbe fatto comodo anche questa. Bene, da quest'anno è possibile aggiungere anche questo tipo di etichettatura. Anche le etichette multicategoria hanno avuto dei miglioramenti, quindi adesso è possibile applicare una notazione multicategoria a tutti gli elementi taggabili, parametri condivisi nei tag multicategoria. E aggiunta anche di nuove categorie che possono utilizzare le tag, quindi per esempio le scale, le connessioni strutturali, carichi strutturali e altro. C'è anche un miglioramento per quanto riguarda i modelli collegati, sempre attraverso le tag, quindi le etichette. Adesso le etichette di elementi collegati in un modello ricordano l'ID, cioè il codice identificativo di quel modello collegato. Come ben sapete, l'ID, per chi non lo sapesse, l'ID è un codice identificativo univoco di ogni singolo elemento, ma anche di ogni singolo progetto collegato. Bene, adesso le etichette possono mantenere in memoria questo tipo di dato, in modo tale che se succede qualcosa del tipo mi hanno scollegato il collegamento, oppure me l'hanno cambiato, me l'hanno rinominato e così via, l'etichetta vi avvisa, c'è proprio un alert. E quindi c'è la possibilità di ricaricare automaticamente le etichette orfane quando vengono ricaricati i link giusti. Ovviamente questo entra nell'ottica della collaborazione tra i vari soggetti del team di lavoro. Bene, ci sono stati dei miglioramenti anche per quanto riguarda le quote. Sono stati aggiunti dei parametri di prefisso e suffisso come parametro tipo all'interno degli stili delle quote. E c'è stata una sorta di restyling, secondo me ci voleva anche qui. Un restyling per quanto riguarda l'interfaccia grafica di gestione delle unità primarie e alternative. Prima era tutto abbastanza appiccicato, un po' confusionario, ma adesso graficamente è più gestibile, meglio visibile, scusate, mi stavo incartando. Migliorata flessibilità delle revisioni. Per esempio, prima avevamo solamente la revisione tramite numerazione oppure tramite l'inserimento di lettere alfabetiche, no? Adesso invece è possibile aggiungere un elenco di numerazioni e revisioni personalizzate, quindi c'è la possibilità proprio di creare questo sistema. Tutto questo è nato per soddisfare i requisiti ISO 19650, quindi la normativa globale per la progettazione BIM, e o gli standard locali come la nostra 11337. Adesso è possibile anche aggiungere dei prefissi o dei suffissi per indicare una fase di progetto ed è possibile condividere tutto ciò attraverso il classico trasferimento standard di progetto. Quindi potete tranquillamente trasferire anche queste librerie. Una volta fatte su un progetto pilota, le potete riutilizzare anche nel vostro template aziendale. C'è adesso la possibilità anche di inserire indicazioni, pendenze ed elevazioni su rampe, soprattutto sulle viste 3D. Quindi c'è proprio un'etichettatura che adesso è possibile sfruttare attraverso questo tipo di parametri. Ne approfitto per avvisarvi, adesso sto vedendo, non è che le sto ignorando, sto vedendo anche le vostre domande che piano piano stanno arrivando, quindi appena ho concluso con l'esposizione di queste novità passeremo anche alle domande. Ok, nella 2022 di Revit è stata aggiunta anche questa nuova funzione nella scheda visibilità grafica di visualizzazione del nucleo del muro. Solamente in pianta purtroppo, ma è già un passo avanti. Cioè, per chi usa Revit, quindi gestisce la stratigrafia dei muri o dei pavimenti o dei tetti e così via, bene, questa stratigrafia di solito sta a cavallo tra le superfici del nucleo. Qualcosa sta dentro il nucleo, qualcosa sta fuori, tipo le finiture. Mentre nel nucleo ci mettiamo generalmente la parte strutturale dell'elemento costruttivo. Bene, da questa versione è possibile separare in un colpo solo il nucleo, tutti gli strati che
che stanno all'interno delle due superfici del nucleo saranno visibili, mentre tutto ciò che è fuori verrà spento. Questa è una funzione che è stata richiesta e che è stata introdotta con questa nuova versione. Griglie nelle viste 3D. Bene, come è stata aggiunta la possibilità di vedere i livelli nelle viste 3D, adesso è possibile vedere anche le griglie nelle viste 3D, un po' quello che accade già in Navisworks da diverso tempo. Quindi queste linee di griglia possono essere visualizzate nel vostro modello sia nel piano inferiore, sia nel piano superiore o entrambi i casi. Possono essere anche visualizzati sotto forma di piano, in modo tale che sia più facile gestirli, selezionarli e così via. È proprio un'impostazione che trovate nelle proprietà delle singole viste, quindi la potete accendere e spegnere in qualsiasi momento. E tra l'altro potete anche accendere e spegnere selettivamente le linee di griglia, non è che ve le accende tutte in un colpo solo, no. Vedete qui c'è proprio un selettore che riconosce le linee di griglia utili alla visualizzazione. Io spero che tra di voi ci siano degli utilizzatori seriali di questi strumenti, perché effettivamente le griglie sono fondamentali, non solo per la parte strutturale, ma anche proprio per tutta la gestione del progetto. Ok, fasi nei filtri di visualizzazione. Allora, quando voi gestite i filtri di visualizzazione, cioè quelle sovrascritture grafiche che accendono o spengono gli oggetti oppure li colorano in base a determinati parametri, bene, da quest'anno sarà possibile aggiungere tra i vari parametri e tra le varie regole anche le fasi. Diciamo che è un po' quello che già si utilizza quando si usano le fasi, che vanno a colorare per esempio di rosso o di giallo le nostre ristrutturazioni. A questo punto invece possiamo aggiungere le fasi anche nei nostri filtri grafici. Quindi sono state aggiunte anche due nuove regole di filtro, vedete, fase di creazione e fase di demolizione. Sono stati aggiunti anche dei nuovi schemi di riempimento colore, nella fattispecie, anzi, vedete qui c'è una colorazione di default nuova che sfrutta dei colori pastello molto chiari, quindi non è più necessario, per chi magari li utilizzava in passato, non è più necessario prendere la solita colorazione vivida e poi andare ad agire su ogni singolo parametro andando a modificarlo. È proprio stato aggiunto di default, quindi non dobbiamo più apportare regolazioni manuali, per intenderci. Effettivamente questo è un ottimo strumento perché non appesantisce la visualizzazione, non appesantisce proprio, non stanca gli occhi, ecco, come tipo di colorazione. Adesso c'è la possibilità, sempre rimanendo sui filtri grafici, di selezione multipla di questi, parlo dei filtri grafici nella scheda visibilità grafica, in modo tale che selezionandoli insieme per gruppo, li possiamo anche rimuovere o disabilitare in blocco, oppure spostarli sempre in blocco verso l'alto, verso il basso, in modo tale da regolarne la priorità generale. Mantenimento dei dettagli con eliminazione dalle viste primarie. Allora, questa effettivamente è una funzione nuova, dove è possibile gestire meglio le viste dei particolari, i cosiddetti call-out, nella versione inglese di Revit. Ve lo faccio vedere meglio su un filmato. Quindi adesso, quando voi fate le viste di dettaglio, o i call-out, questi saranno gestibili sia nella vista primaria, che li contiene, come vista primaria si intende quella che appunto li ha gestiti, ma anche in modo separato nelle cosiddette viste duplicate con dettagli. E quindi potete gestirle in entrambi i sensi, tra le proprietà ovviamente della vista di dettaglio, in modo tale da accenderla da una parte o spegnerla dall'altra e così via. Questo per migliorare la gestione anche non solo della visualizzazione della singola vista, della singola finestra, ma anche per un'organizzazione migliore, magari nelle tavole. Eccolo qui. Quindi è possibile accenderla e spegnerla. Anche a livello di range delle scale di rappresentazione, quindi è possibile anche agire a livello delle scale di rappresentazione in modo tale da nascondersi a seconda se non rientra in un determinato range di queste scale, quindi se c'è una scala molto grande viene spenta automaticamente. Mantenimento, orientamento, annotazione. Questa funzione già c'era per alcune categorie, da quest'anno è stata ampliata anche ad altre categorie per questo tipo di annotazione che effettivamente è molto, molto comoda. Per esempio, sono state aggiunte questo parametro, intendo, è stato aggiunto anche alle attrezzature elettriche, modelli generici, dispositivi luminosi,
quindi le lampade per intenderci, le attrezzature meccaniche, accessori di tubazione e attrezzature speciali, e anche alle famiglie nidificate condivise. Correzione delle note chiave MEP. Le note chiave, anche questo è uno strumento molto, molto interessante, molto utilizzato, soprattutto nella parte architettonica, ma che ovviamente funziona anche nelle altre discipline. Bene, nella fattispecie, nella disciplina MEP, ci sono stati dei miglioramenti. Per esempio, adesso c'è il parametro di offset dell'etichetta, c'è la possibilità di rendere verticale l'etichetta nelle tubazioni, miglioramento a linea singola, nelle famiglie nidificate e negli eventuali elementi bloccati. Ombreggiatura automatica negli abachi dei quadri elettrici a due colonne. Questo è un tipo particolare di strumento che genera degli abachi per i quadri elettrici, quindi è specifico per chi progetta impianti elettrici e gestisce quindi questi quadri. Adesso c'è la possibilità di ridurre la quantità di template richiesti, perché si basavano e si basano tuttora su dei template. Funzione attivabile automaticamente nel template stesso che andate a creare. C'è adesso una migliore quindi gestione del modello di progetto. Le colonne non utilizzate sono ombreggiate automaticamente, proprio perché si basa tutto su un template. Accelero un attimo, tanto siamo nella fase finale. Strumenti di sviluppo. Per chi fosse anche interessato allo sviluppo di strumenti personalizzati all'interno di Revit, qui parlo di utilizzatori di Dynamo piuttosto che di linguaggi di programmazione, su Revit sapete bene che viene installata di volta in volta la versione nuova di Dynamo, che poi ovviamente viene di volta in volta aggiornata con i vari update che vengono rilasciati per Revit. Questa nuova versione, che è la 2.10 di Dynamo, aggiunge 60 nuovi nodi, prevalentemente tutti i nodi richiesti nel tempo da vari utenti e che magari nel tempo sono stati sviluppati magari a parte da qualcuno che già utilizza Dynamo e che adesso sono stati proprio integrati al suo interno. Quindi ci sono nuove gamme, quindi nuovi nodi che riguardano le annotazioni, gestione delle tavole e gestione delle viste. E ovviamente, come dicevo prima, c'è il nuovo Revit 2.10, introdotto proprio con questa nuova installazione. Per chi invece si occupa del linguaggio di programmazione, adesso con questa nuova versione di Revit è stato aggiunta un nuovo set di API, cioè linguaggio di programmazione per Revit. Quindi sono nuove API per chi deve sviluppare strumenti per il disegno, per le etichette delle viste, sulle tavole intendo, per il riempimento colore, per l'avvio e il collegamento del modello in cloud o anche per la mappatura del modello in cloud attraverso l'Autodesk Docs e anche nuove API per chi deve gestire, per chi vuole sviluppare strumenti per le nuvole di punti. Ok, penso di essere stato abbastanza bravo, quindi nei ranghi per quanto riguarda la tempistica, questi sono i nostri riferimenti.